questo nuovo video. Siamo sempre sul, ma totalmente fuori. Ho avuto promesso che stai l'occhiale, non devo più la faccia, quindi via. Là ci sono i monti in cui ci stiamo dividendo. È stata un'ora tipo e mezza di viaggio, però finalmente siamo un po' fuori Seul, che per chi come odia la città non è il massimo. Dopo la fine del viaggio è salita molto di gente e noi ci avevamo fatto vedere la gente che era anziana, e cioè, se già in Italia si fa ancora di più, però niente, non ha voluto e ci ha fatto stare seduti, quindi ok. Poi per scendere, vabbè, eravamo tantissimi, cioè io letteralmente ho dovuto fare così, passare a fare un attimo e un ragazzo militare che poveretto è stato schiacciato sotto di letta, perché ci deve essere una base dopo qua, perché era pieno di ragazzi che continuano a salire, quindi deve essere una base laggiù in mezzo ai monti. Niente, allora andiamo a camminare un po' fuori Seul. Mi sono ripresa dalla febbre, quindi yeah, e quindi sì, vado a farmi una camminata di ore, e questa sono io, non ne potevo più la città. So che la febbre era anche un po' dovuta a quello, perché avevo una stanza senza finestre in cui non riesco a vedere quando c'è il sole o meno, cioè devo sempre avere la luce accesa, certo non fa per me. Infatti qua ci vivrei, c'è una montagna vicino, tutte le finestre. Questa è la vista, cioè oltre l'ombra, guardate gli alberi, finalmente alberi, cioè alberi di qua, alberi di là, yeah, finalmente, finalmente. Allora abbiamo più o meno deciso un percorso, poi ovviamente vedremo in base a quanto siamo stanchi, eccetera. Comunque, finalmente non ne potevo più della città. Quando dico che Seul non va bene per me la parte centrale, intendo questo. A me andrebbe bene vivere qua. Un insetto. Va bene, finalmente dopo giorni un po' di verde. Mi sento a casa. Appena ho superato un tempio, vabbè, non importa, con un gattino. Ci siamo fermati a bere. Guardate cosa c'è. Cane! Che bello, c'è cagnolino. Comunque lì c'è anche un ponte, ma vabbè, l'importante è il cane, cioè è bellissimo. Ciao, ciao. Siamo in pausa pranzo, in realtà ho mangiato frullato, bevuto acqua, meno male non mi sono truccata, perché mi sono sporcata e ho usato la salvietta, che è l'unica che ho, che è quella struccante. E niente, tra poco ripartiamo. È bello che ogni volta che dico vabbè, tra poco torniamo indietro, dico vabbè, ma adesso è troppo presto. Prima ho detto no, adesso torniamo indietro qua, non so perché non si poteva andare da quella parte, quindi ora l'abbiamo allungata e facciamo un giro lungo. E niente, diciamo che questo è il livello più basso di percorso che c'è qua, intermedio, e credo che stiamo per entrare in un avanzato. Io sono, non è il massimo, perché il problema non è tanto che è avanzato in sé, perché fossi totalmente in salute non avrei problemi, ma ho avuto la febbre fino a ieri, quindi non serve per una buona idea. È bello che passano le macchine, tra poco salgo su una volta. Non so se si vede. Ok, mi hanno salutato, forse c'è un villaggio su, non so perché mi ha salutato, io ho salutato, cioè ho inchinato la testa che sono mezza morta, però va bene, non è che mi potete dare un passaggio, cari. E niente, adesso andiamo su, non ci voglio, che poi allora mi aspettavo, specie a Seul, di vedere molti più occidentali. Vedo che non sono ancora andata a Hongdae e Gangnam, che sono le parti più turistiche, che io vado giusto per vedere altro. Guarda quanto qui mi sono spuntato sulla testa, bene, copiamo. Però c'è in giro, anche nei musei, sì, ne ho visto tipo un po' di più a Gyeongbokgung, ma tutto questo no, anche qua non ho visto nessuno. Sul pullman eravamo gli unici. Va bene, mi aspettavo molti più turisti. Vedo che agosto non è il massimo, però. Vabbè, ci sono poche città. Spero di incontrare Seul Mafia, giusto di lì, fare una foto insieme se ho il coraggio di chiederlo, o Anna di preso in Corea, però va bene. Ciao. Sì, si chiama così, lasciato anche lui, si è pentito del nome che si è dato, ma ormai è anni che si chiama così, le fa molto comune. Uccidiamo la come zì, eccolo qui. Chi hai portato tu, hai voluto portare. Mi sta per strozzare, però va bene, non importa. È vero che dentro c'è acqua e zucchero, però va bene. Utilizzo. Addio. Vanno indietro. L'idea era di arrivare fino alle rovine del vecchio del castello temporaneo del re, ma ha fatto poco caldo e soprattutto era ancora a 9, cioè per niente un chilometro di distanza, e è venuto basta.
Anche perché al cruscotto da indicazione che abbiamo fatto tipo 3 km in tutto questo tempo passa. Stiamo andando giù, sarà quasi tutta discesa ma non tutta. E arriva fino all'allerta, però appunto bevi molti, in caso di ossigeno vai in ospedale, eccetera. Va. E niente, ora andiamo a dormire. Qua prendo una aranciata, quella più economica, e per l'altro la stavo prendo. Non l'ho neanche aperta il tutto, ma è schizzata un botto, infatti posso di capire. Però va bene, è buona. Rifrescante, anche se abbiamo ancora il sacco, però ne avevamo voglia. Yeah. Viva la carta, non so perché non prendere contanti, ma vabbè, ho usato la carta e l'ho risolto. Yeah. Ok, vabbè. Siamo felici di annunciare di essere arrivati. Ok, abbiamo preso due pullman, per tornare indietro. Uno uguale all'altro, perché c'era solo quello per venire qua. Il secondo invece all'andata abbiamo preso il... Se non sbaglio 671, non lo so, e ritorno il 171. Adesso lo metto sotto carica, anche se ancora carico più domani. E niente. Ora... Va bene, ora si è addormentato. No, niente, è ripartito. Vabbè, così a casa. Stiamo morendo qua, dateci pietà. Io domani le gambe non ce le ho. Sonno, devo andare a buttare in bandiccia per non importare. Come inizio qua sotto, un ragazzo simpatico ci ha fatto passare, cioè e stava entrando nella cassa, mio zio si è preso il cioccolato. Per lo schiena, caffè e altro cioccolato. Io invece mi sono presa il caffè americano. Adesso vado a farlo perché devo fare video alla mia amica. E col video non sono convinto da farlo perché ho il convinto sotto a casa, mi conveniva più salire a casa e farlo qua. Solo che mi è andata anche la cannuccia, yeah. Anche perché l'altra volta me la sono pagata sola perché non c'era il tizio in cassa e quindi ho fatto da sola. Ho preso la M e l'altra volta ho preso pesca, stavolta caffè americano dolce, non si riusciva a passare davanti, quindi grazie. Ora easy, yeah. Caffè perché sono andato in montagna e sto morendo. Oh, al pelo. Però stavolta almeno c'era le taglie sia sulle bustine che sul ghiaccio. L'altra volta con la pesca sono andata un po' a caso. Ho preso la pallina perché era carina. E niente, e poi aspettando, vediamo se scartere tutto. Poi devo andare a buttare in mezzo. Poi praticamente ci sta a fare qua, tipo tu fai così, e poi lo puoi incastrare, così non ti rompe le scatole mentre bevi. Cioè, è figo. E poi vabbè, se vuoi mettere la cannuccia, magari ancora la tengo. Caffè! Contenta? Addio, ho fatto il mio dovere. Sdraiata sul lato di mio zio. Allora, niente, sto ascoltando le canzoni importanti, quindi ho iniziato con le Stray Kids e poi niente, sono finita con i cartoni animati e le sigle. Cose molto importanti, mi sono lavati i capelli. Yeah. Mi ho intrecciati. Non credo che domani mattina saranno asciutti, ma chi se ne frega vado in giù così finché non saranno asciutti. L'importante è dopodomani. Tra l'altro, dopodomani... Quando andremo a Sister Kids ci sarà un'esercitazione civile, per cui tipo alle 2 dovresti entrare in metro nel rifugio più vicino. Io cerco di essere alla metro, quella più vicina alla JYP o rifugio, dove dai, non so qual è il più vicino, non lo so. Comunque, inizialmente ho detto che okay, noi non ci siamo più, siamo via da solo, invece no, perché è giovedì e noi siamo ancora qua. E niente, in realtà... Ho visto un botto di video, quindi probabilmente partiranno tipo delle sirene e poi un discorso in coreano che manco chi parla il coreano capisce, quindi figurati io, ma intanto arrivo anche l'allarme sul telefono, quindi niente, almeno ecco cosa serve, conoscere il paese prima di venirci, perché almeno sono tranquilla, cioè se sento sirene so che non è niente di grave, è solo esercitazioni o annunci maltempo. Doveva esserci, in realtà è arrivato oggi che dovevamo stare attenti, che doveva piovere fortissimo per via di un ciclone che mi sono già dimenticata il nome. Il fatto è che oggi non ho proprio piovuto, cioè gli altri giorni ho piovuto, oggi niente, niente, infatti fa un po' ridere come cosa, ma ok, magari pioverà tanto stanotte, non lo so, in quel caso se arriva tipo ah dovete andare quella qua e io sto dormendo, non mi accorgo di niente, ma manco se crolla la casa mi accorgo. Comunque tanto il ciclone non deve arrivare qua. Adesso devo andare a montare il video per domani, che era il video di ieri. Per me, voi siete indietro di 2 giorni per ora, perché alla fine sto facendo un video al giorno, anche perché non è che sto facendo chissà quante cose, quindi però mi ritengo soddisfatta di questa cosa. E volevo registrare i video in più, poi da portare, però
credo che farò tipo in alcuni giorni liberi uno o due crime che però sulla Corea, che però pubblicherò per, diciamo, il mio ritorno in Italia, almeno ho qualcosa visto che poi inizierò subito l'università, eccetera. Ditemi, ecco, qua sotto se avete qualche video anche sull'università, perché piacciono abbastanza, vedo. Io sinceramente non so più quali fare, se quindi avete qualche domanda, spiegazione, non lo so, scrivetelo qua sotto, così faccio anche quello. E niente, vado neanche a nanna, vado a montare il video e poi a nanna perché ho sonno e so già che domani ci avete una sveglia, ma so già che la metto più tardi di quello che dovrei. Tanto va bene, dobbiamo andare a vedere due musei, quindi, che sono al chiuso, quindi ok, uno museo della guerra in Corea e l'altro il Museo Nazionale della Storia Coreana. E poi in realtà vedere il Gyoza Temple. E niente. Allora, tecnicamente andiamo prima del tempio e poi gli altri due. Lo devo vedere perché magari invece facciamo il contrario, così da vedere il tempio la sera che fa più fresco. Non lo so, vedo. E niente, un male al braccio, stare così, quindi ciao ciao, ciao ciao.